Si torna a parlare in queste ore, Presidente, della cessione della società, di un eventuale passaggio di consegne. Ci sono novità, ci sono anche dei termini temporali di cui si parla in queste ultime ore. Io non so chi parla di termini temporali e soprattutto di cessione e soprattutto di nomi che sono veramente una grande fantasia, no? di qualcuno. Io per il bene Pescara mi augurerei che questi nomi fossero veramente interesse del Pescara, ma non è così, vi assicuro. E poi sul fatto della possibile cessione, sapete tutti, io ci sto lavorando e ci lavoro sempre. Come ho detto ieri a qualche tuo collega, non è sicuramente questo il momento migliore, perché comunque c'è tanta incertezza in generale nel mondo, quindi è difficile. Però ho dei rapporti con persone molto serie e la riprova nel fatto che non fino adesso non c'è stata nessuna pubblicità, nessuna ha voglia di farsi pubblicità così gratuitamente, è gente seria. E speriamo che si possa portare a termine una situazione di questo tipo. Calciomercato, dopo il mancato ingaggio di Cacciatore, si punterà su qualche altro svincolato oppure si attenderà gennaio? Ma io credo che attenderemo tranquillamente gennaio, perché mi fa una domanda che mi dà il modo anche di ritornare sul discorso di Cacciatore, perché voglio sgombrare proprio da tutti i dubbi il motivo per il quale non abbiamo preso Cacciatore. Non è assolutamente un motivo fisico per il ragazzo, e questo lo dobbiamo anche al ragazzo, perché da noi non è mai uscita nessuna di queste notizie. E lo staff tecnico ha deciso che volevano un difensore, se c'era possibilità, un difensore di ruolo, e quindi non abbiamo deciso di soprassedere, ma non c'è nessun'altra motivazione che non sia solo questa tecnica. Si è fermato Bellanova per il Covid, Presidente, c'è preoccupazione anche perché in generale anche in Serie B stanno crescendo i positivi? La preoccupazione c'è, per quello che dicevo c'è un clima di grande incertezza in questo momento. Io credo che da qui a poco, se la situazione dovesse rimanere questa, bisognerà fare un tavolo di lavoro comune. Per quello che mi riguarda, coinvolgerei in primis l'AIC insieme a tutte le altre componenti per capire cosa bisogna fare, perché tutti quanti noi dobbiamo avere un grande senso di responsabilità, i ragazzi per primi, e bisogna che facciano un po' di sacrifici anche loro, perché tanto si è visto che solamente cercando di tenere un comportamento in linea con quelle che sono le direttive, forse si riesce ad evitare qualcosa. Certo, non è semplice, però sicuramente dobbiamo provarci, perché il blocco di nuovo del campionato sarebbe veramente un disastro per tutto il sistema, compresi i giocatori, chiaramente. Si parla di una cosiddetta bolla, Presidente, qualcuno dice meglio chiudere i giocatori in ritiro fino alla fine del campionato per stare sicuri, è un'ipotesi percorribile secondo lei? Ma io credo che se servirà di fare questo bisogna fare anche questo, perché poi se invece ci fermiamo al fatto che qualcuno possa dire ma no, come si fa, perché siamo chiusi, perché non siamo chiusi, allora tutti bisogna che si prendano le responsabilità per dire se il calcio si ferma vuol dire che ci sarà un anno in cui nessuno prende soldi. Credo che poi quando vai a toccare le tasche di qualcuno probabilmente faranno le bolle, le strabolle, si chiuderanno. Loro dicono noi abbiamo una famiglia. Ma le famiglie ce le abbiamo tutte, non solo i giocatori, quindi se si dovrà percorrere una strada che è soprattutto nell'interesse di chi percepisce soldi in questo mondo, chiaramente bisognerà farlo, perché è evidente che se ci si ferma non ci saranno più i soldi. Già abbiamo una marea di perdite, se poi non ci saranno nemmeno più i soldi delle TV e quindi i diritti televisivi, ecco che il mondo del calcio crollerà come crolla una qualsiasi azienda. Per cui se ci sarà la possibilità di continuare nella massima tranquillità e sicurezza, bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte. Adesso io credo che sia prematuro parlare di bolle, però magari una maggiore attenzione da parte di tutti, e perché no, magari qualche partita anche in meno, perché se abbiamo, consideriamo che noi che siamo stati una delle società, come tante altre, che sono attente a tutto, centro sportivo chiuso, tamponi, sierologici, attenzione a 4-5 spogliatoi per racchiudere una squadra. Se poi noi siamo attenti e poi andiamo in giro i ragazzi, in giro per il mondo, dove ritornano con il Covid, manco questo credo che vada bene. In che senso qualche partita in meno?
Bisognerà capire anche quale partite bisogna anche evitare, perché Bellanova è partito che stava bene, è tornato che torna, c'è il Covid, quindi bisogna anche capire quelle che saranno le situazioni che bisognerà evitare per il prossimo futuro, se vogliamo eliminare il rischio di un ulteriore stop. Presidente, parliamo anche un po' di calcio giocato, perché dopo due settimane sabato torna il campionato e all'Adriatico c'è questa partita con l'Empoli, sulla carta una partita complicata. Ma tutte le partite sono complicate in Serie B, perché sappiamo bene che, come ho sempre detto, quest'anno ci sono 7-8 squadre corazzate che hanno fatto delle squadre per cercare di vincere il campionato, per tornare in Serie A. L'Empoli è una di queste. Però è chiaro che se ragioniamo così non scendiamo nemmeno in campo, noi dobbiamo scendere in campo, cercare di fare la nostra partita e poi quello che arriva lo prenderemo per buono, sperando di fare il meglio possibile, perché noi abbiamo sicuramente un pochettino di ritardo rispetto agli altri, ma il ritardo è dovuto al fatto che abbiamo smesso per ultimi e ci siamo riuniti per ultimi anche qui, e quindi un po' più di tempo la nostra squadra la deve avere, però secondo me siamo in grado di potercela giocare e quindi cercheremo di fare la nostra partita portando a casa il massimo. Grazie. Oh, gli auguro veramente di fare sempre bene, perché Mancuso è un ragazzo che, a parte che con noi è stato benissimo, ha fatto benissimo e si è comportato sempre alla grande. Quindi dopo Pescara gli auguro di segnare tanti gol. Un'altra su Dionisi, perché era uno degli allenatori, no, monitorati dal Pescara l'estate scorsa. Ah, Dionisi credo che sia stato uno dei tecnici emergenti che ha dimostrato veramente che ha un grande valore, l'ha dimostrato a Venezia e credo che anche lui farà bene anche ad Empoli. Era un allenatore di quelli che avevamo seguito, è chiaro che lì c'era una situazione un po' complicata tra Venezia e l'allenatore, quindi ha scelto di andare ad Empoli e credo che sia una piazza anche importante che possa far sì che lui dimostri tutto il suo valore anche in un club che ha ambizioni diverse rispetto allo scorso anno. Però noi abbiamo un allenatore altrettanto bravo. Pescara un po' in ritardo, diceva Presidente, però questa sosta forse ha aiutato, insomma, Massimo Oddoro, ora siamo quasi due mesi, no? Sì, ha aiutato, intanto ha aiutato a lavorare fisicamente, quindi a cercare di recuperare il tempo perso. Però è chiaro che le partite che abbiamo giocato sono due o tre massimo, quindi ci vuole un po' di tempo per amalgamare la squadra e soprattutto per far digerire a tanti giocatori nuovi quello che è il credo del nostro allenatore. Ci si aspetta comunque un miglioramento rispetto a Reggio Calabria, no? Ma il miglioramento ci si aspetta sempre un miglioramento, in questo caso nel mondo del calcio, partita dopo partita, se uno ha delle idee, ha qualcosa da mettere in campo, è chiaro che ci si aspetta il miglioramento. L'ultima su Pazzini, Presidente, utopia vederlo con la maglia bianca-azzurra? Ma io purtroppo a Pescara ogni tanto esce una cosa nuova, quindi adesso c'è Pazzini, e adesso ho venduto la società della Valle, domani l'ho venduta a quell'altro, per me sono tutte cose nuove, Pazzini compreso. Era circolato anche il nome di Patro. Evito di fare una battuta, va bene, bene così. Grazie.